Cremonese o la va o la spacca. Sì, noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita, cercare di far bene, soprattutto per riscattarci per la sconfitta che abbiamo avuto sabato. È una partita importante, lo sappiamo tutti, però insomma l'affrontiamo con la testa giusta, con lo spirito di rivalsa, con la voglia di fare una buona partita e soprattutto di giocare bene e cercare il risultato. È meglio secondo lei giocare di mercoledì sera, non attendere un'altra settimana visto che si è perso, scendere in campo subito? Ma non cambia molto questo, nel senso che le motivazioni ci devono essere sempre quando si gioca a calcio. Al di là che si giochi mercoledì o giovedì o sabato, perciò l'importante è avere la testa giusta, essere concentrati, non mollare niente e giocarci tutte le nostre possibilità, partita dopo partita, come abbiamo sempre fatto, anche perché alla fine non vogliamo avere un rammarico di dire Madonna, invece non si molla niente, e poi noi facciamo il possibile, tutto quello che possiamo fare, e poi alla fine tireremo le somme, insomma, ecco, questo è il nostro dovere nei confronti della società, dei tifosi che ci vengono a vedere e soprattutto per noi stessi. Pareggio peraltro non serve a nessuna delle due, perché anche la Cremonese si gioca le sue residue speranze, insomma sarà una partita credo a viso aperto, forse quella in cui il Padova fino ad oggi si è esaltato di più. Sì, credo che sarà così, penso che anche loro verranno qui per cercare di vincere, perché l'unica possibilità che hanno è questa. Credo che ormai a sette partite dalla fine non ci sono tanti calcoli da fare, devi pensare alla partita, pensiamo alla partita, facciamo il massimo su questa, poi penseremo all'altra e facciamo più punti possibili, poi mettere tutto quello che abbiamo dentro, mettere il possibile le nostre possibilità e alla fine vedremo. Al netto delle sviste arbitrali, secondo lei a Pordenone cosa può non aver funzionato? No, abbiamo fatto degli errori individuali che da solito non commettiamo, perché io ho rivisto la partita, devo dire che la prestazione è già stata, perché quando tu vai fuori casa crei tanto, perché abbiamo creato diverse situazioni da gol, però abbiamo commesso delle ingenuità, non so, il rinvio sbagliato, il contrasto a un gioco aereo che magari si poteva, ma bastava far fallo e non ripartiva, lo stesso situazione di gol è uscita prima, insomma delle piccole cose che poi ti fanno vincere la perdere la partita, lì non siamo stati tosti e attenti come dovevamo essere. Però la prestazione c'è stata, perché poi se guardiamo e analizziamo la partita, io credo che abbiamo avuto diverse possibilità, dobbiamo continuare a macinare il nostro gioco e cercare di fare sempre la partita come stiamo facendo ultimamente. Per continuare a sperare nei playoff avete un solo risultato, secondo lei? Non lo so questo non lo so, non voglio neanche farti i calcoli, non li faccio. Cioè io penso a questa partita come ho sempre fatto e cerco di tirare fuori il massimo da questa partita e poi vedremo, nel calcio tutto ci può stare. Ecco, visto che si è giocato praticamente solo 3 giorni fa, c'è la possibilità che qualcuno di coloro che hanno giocato da titolari sabato abbia bisogno di rifiatare o secondo lei stanno tutti bene al 100%? Ma abbiamo fatto l'allenamento ieri, oggi lo farò nuovamente, se vedrò che qualcuno accusa un po' di fatica vedremo, perché ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di entrare in campo, stanno bene fisicamente tutti. Ho visto una squadra anche ieri bene, devo dire sia sotto l'aspetto mentale che fisico, perciò vediamo, c'è un giorno e una notte da pensarci, vediamo. Che avversario si aspetta domani? È una buona levatura, perché hanno i tre davanti che sono molto bravi, perché Sansovini, Maiorino, Righenti sono tre giocatori secondo me molto validi nella fase offensiva, molto bravi tecnicamente. È un Pesce che io ho avuto a Ascoli, molto bravo in cabina di regia, che dà i tempi alla squadra. Perciò è un cliente scomodo, però ultimamente abbiamo trovato spesso di questi clienti, perciò andiamo dentro e giochiamo e vediamo. Negli ultimi 2 giorni abbiamo visto Diniz allenarsi molto in maniera blanda. Ci può spiegare cosa? Lui ha un problema, non so se posso... Cioè, è un problema di cartilagine che deve, il ginocchio ogni tanto deve, purtroppo si infiamma, e quando sono treni duri così si infiamma più facilmente, ma io credo che insomma, anzi mi auguro che ci sia, anche se lui fa un lavoro a parte, si è sempre allenato, è sempre stato bene, perciò non è un problema poi di condizione, il problema è proprio che lui ha questa infiammazione e dobbiamo cercare di gestirlo, ecco questo è il quanto. Per ritornare Petrilli dal primo minuto. Lo vedrete domani sera.